Io sono uomo del fare. Salvini si dichiara uomo del fare e quindi vediamo se diamo un'accelerata a quella impostazione infrastrutturale su cui ho lavorato in questi due anni. Massima disponibilità al dialogo per il bene della Toscana. Il governatore Eugenio Giani incalza le critiche leghiste arrivate a mezzo stampa sui ritardi delle grandi infrastrutture in Toscana e rilancia la sfida al neoministro e segretario del Carroccio Matteo Salvini affinché condivida le priorità di intervento con la giunta regionale. La Lega, con un'intervista del senatore eletto nel collegio toscano Claudio Borghi, aveva puntato il dito in particolare sulla Tirrenica e sugli aeroporti, rilanciando la necessità di collegamenti ferroviari più veloci tra Firenze e Pisa per integrare il lavoro dei due scali. Non solo, Borghi aveva annunciato che questo giovedì sarà a Firenze per un sopralluogo al cantiere per il sottoattraversamento dell'alta velocità e questo potrebbe essere il punto d'incontro con Giani, che mette l'opera in cima alla lista dei bisogni infrastrutturali della Toscana. La necessità di un sottopasso a Firenze della TAV, la Fano-Grosseto, che soprattutto nel nodo di Arezzo è ancora un po' indietro, la triplice corsia dell'autostrada da Firenze a Pistoia nel contesto dell'autostrada del mare e poi naturalmente tutta una serie di interventi quali potenziamenti della tranvia, la Tirrenica, lo scavalco a Livorno